Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video vlog e oggi è domenica. È domenica e sono già tipo le 4 del pomeriggio. Non fate caso al mio look, tipo ho fatto queste trecce, o almeno ho provato a farle, non so neanche come sono venute. Sembra bene, tutta questa parte. Comunque, ho fatto queste trecce, avevo fatto la doccia e guardate qua. Cioè sono tipo sudatissima, devo andare a piastrare questo ciuffo. Questo qua ho voluto lasciarlo proprio qua perché mi piace così. Ho fatto un make-up semplicissimo e veramente leggerissimo. Ho messo solamente un po' di correttore, un po' di blush e ho messo anche un po' di blush sull'occhio, matita per le sopracciglia, tra l'altro è venuto un po' male. E poi un po' di matita dentro l'occhio e un po' qua. Ma qua devo andarla a riprendere un po' perché, come vedete, c'è questa striscetta qua bianca. Dopo vado ad aggiustarlo. Ho messo un po' di mascara, nulla di che. Non ho neanche messo rossetto, nulla. Credo che dopo metterò un po' di burro cacao. Niente, questo qua è il mio look. Comunque ho un look un po' così alla cavolo. Ho un dolore assurdo a questa parte qua di mandibola. Ma veramente assurdo, mi fa male anche l'interno qua da questa parte e non so perché, mi manca tipo un po' di pellicina all'interno, ma ho veramente le gengive doloranti oggi, ma soprattutto questa parte qua, ma proprio all'interno la mandibola, proprio la parte della gengiva. Comunque, tralasciando perdere questo, stasera facciamo una sorta di grigliata a casa della suocera di mia sorella, che tra l'altro la suocera di mia sorella è in vacanza, cioè in Sicilia, quindi ha lasciato le chiavi di casa a mia sorella, visto che lei ha il barbecue e una zona fuori. Diciamo che noi non utilizzeremo la casa, ma utilizzeremo la verandina che ha fuori, appunto il barbecue, c'è cioè un lavandino, non andremo a sporcargli casa, insomma. E nulla, quindi andremo a fare questa sorta di barbecue. Dobbiamo andare al supermercato a comprare un po' di carne, un po' di verdure. Io voglio un po' di zucchine e un po' di melanzana grigliata, dopo vediamo. E nulla, devo andare a dare la merenda a Samuel che si è svegliata, svegliato, e poi inizio a preparare la borsa per andare appunto a fare questa grigliatina. Non so perché questa parte mi è venuta un po' più male rispetto all'altra. Ci sono un po' dei capelli spennacchiati, però raga, io non sono capace. Ci ho provato e niente, mi piacciono le trecce ultimamente perché ho caldo. La coda mi sento una palla da bowling perché avendo il viso tondo, no? Mi faccio anche sta coda, tiro tutto, mi sento una palla da bowling, non mi piace proprio. Sono ancora in pigiama comunque. Diciamo pezzo. Nulla, vado a dare la merenda a Samuel e poi inizio a preparare tutto. Poi andiamo al supermercato a comprare qualcosa. Allora, bimbi pronti? Come fatti vedere? Qui c'è Samu che è pronto. Andate a prendere la sua macchinina. E qui c'è Chloe. Allora, quindi io sono pronta. Ho piastrato qua, che se c'ho qualche capello spennacchiato, ho intensificato un po' il trucco, ma proprio leggermente ho sistemato le codine, fatto un po' meglio insomma. E niente, i bimbi sono pronti e adesso noi andiamo a fare la spesina per il barbecue.
lì c'è Samu che sta mangiando la focaccina. Quello invece sta mangiando il pane e sta bevendo l'acqua nella sua nuova borraccina. Fai vedere la borraccina nuova. È di Anna Elsa, dammi qua. L'abbiamo presa all'Esselunga, appunto, era in offerta. Samu sta mangiando appunto la focaccina. Fa un caldissimo. Adesso dobbiamo andare un attimo a casa a prendere un po' di legna per il fuoco e poi vi faccio vedere cosa abbiamo comprato per il barbecue, insomma. Allora, vi faccio vedere cosa abbiamo preso per la grigliata. A parte la birra, che vado a mettere subito in cella, e poi Coca-Cola, questa qua al limone della Pepsi. Quindi metto questo in frigo e vi faccio delle altre cose. Allora, poi abbiamo preso, allora, qua c'è la focaccina di Samuel, che adesso gli do così sta tranquillo. Abbiamo preso questa qua, che è la coppa con l'osso. Poi abbiamo preso le baby back ribs, che sarebbero belle costine. Qua c'è anche il prezzo. Poi un'insalata iceberg, salsicce di pollo, melanzane. Mia sorella vuole aprire il suo canale YouTube. Vabbè, questi qua per i bambini. Altra salsiccia, due pacchi di Wooster, questo qua della Woody per i bambini, questa qua che è la salsiccia piccante, e gli aletti di pollo e un altro di pane. Niente, sembra che dovrebbe mangiare un esercito, ma in realtà siamo quattro persone. Vabbè, comunque, a dopo. La focaccina. Da dove sono, mamma? Samu mangia la focaccina. Io la tosse. Buona? Vai nella focaccina, dopo bacino mamma. Dammi un bacino, bacino, bacino. Mamma, tieni. Super.
Sono circa le 8:30, noi stiamo tornando a casa. Mi hanno morso proprio tutte le gambe e i piedi, le zanzare. Qui c'è Chloe che nel frattempo si è tolta anche la coda. Tutta. Si è tutta sporcata di cioccolata. Adesso andiamo a casa, facciamo una bella doccina. No. Tutte. Sì, sì. Io corro. E io ti metto sotto la doccia vestita. Mi sono pure a te. Guarda, c'è una zanzara del cavolo. Dice mamu. Amo le cinte. Vabbè, mettiamo le cinture e torniamo a casa. Quindi, cinture messe, messa sì, bimbi sono qua. Io ho l'impressione che si addormenteranno tutte e due, poi per lavarli sarà un'impresa e anche per metterli a letto. Comunque, detto ciò, abbiamo mangiato come maialucci. Ho mangiato un bel po', La carne era un po' tanta. Io gliel'avevo detto a loro. Lasciando perdere questo, che ora sono? 8:30. Sono le 8:30, ci sono 31 gradi, ancora fuori il giorno. Vabbè, qui se non sono le 10 non fa buio, quindi non so, ma io non mi ricordavo così l'estate. Va? Giù in Sicilia no. Qui fino alle 10 ancora. Sì, qui fino alle 10 ancora è giorno. Giù in Sicilia alle 9 già è buio, cioè. Comunque, torniamo a casa e ci vediamo a casa. Ok, sono a casa, sì, non fate caso. E, bambini già docciati, pronti per la nanna. Adesso vado a farmi io la doccia, che sono tutta sudata, ma prima devo struccarmi. Quindi ho tolto la maglietta perché avevo troppo caldo. Comunque, adesso vado a struccarmi. E poi faccio subito la doccia, metto il pigiama e poi do il latte a Samuel e si va a nanna. Dietro. Doccina fatta, sono le 9:30, adesso do il latte a Samuel, prima ovviamente metto il pigiama, poi do il latte a Samuel e speriamo che si addormentino presto entrambi. Allora, sono le 10, come vedete io mi sono lavata e struccata, ve l'avevo già detto, ho rifatto le trecce, stavolta sono venute un po' meglio, non so, sono andata in fissa con queste trecce, vabbè comunque, a parte questo, io vi do la buonanotte, vi metto a montare il video. Sto addormentando Samuel che ha già bevuto il latte, poi sta mangiando qualcosina, adesso si addormenta anche lei sicuramente, almeno spero. E niente, io vi mando un bacione, spero che questo video vi abbia tenuto in compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di mettere un like se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale per non perdervi gli altri video. Ciao!